Perché siamo qui sulla terra? Perché abbiamo fatto 2 anni fa, va bene, però c'è uno scopo per la nostra vita, c'è un motivo per cui siamo qui o siamo come funghi che crescono così dove capita? Mi seguite stamattina? Abbiamo una missione in questo mondo, ma non siamo del mondo. Siamo in prestito qui, solo per un tempo, e la vita è molto, molto breve. In Giovanni segnatevi i versetti così poi a casa li potete leggere, evitiamo di andare a cercare qui nelle Bibbie. Giovanni 17, dal versetto 15 al 18, dice così, è Gesù che prega, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi, cioè noi, non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. E come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Noi non apparteniamo a questo mondo. Quando abbiamo accettato Gesù, lo Spirito Santo è venuto dentro di noi e è iniziato un'opera di santificazione, che sapete che non è Sant'Antoni, Santa Rita. Santificare significa mettere da parte la propria vita per Gesù. Dio ci santifica e poi ci invia nel mondo, ma noi non apparteniamo al mondo. E ci invia nel mondo per che cosa? Per realizzare un obiettivo specifico. Qual è il senso? Perché una volta che abbiamo capito la verità, una volta che abbiamo conosciuto Gesù, tra virgolette, abbiamo saputo che è morto per noi, siamo salvati, dobbiamo ancora restare qui con tutto quello che comporta, mancanza di lavoro, corruzione, debiti, delusione, tradimenti, una vita, un mondo così. Perché dobbiamo restare in un mondo così brutto? Quando accetti Gesù, offri la tua vita a Gesù, sei come un costruttore. Da quel momento in poi sei impegnato a costruire la tua casa, la tua abitazione su un solido fondamento. Stai costruendo perché quando lascerai questo corpo, quello che avrai seminato qui, quello che avrai costruito qui, lo ritroverai nella vita eterna. Ovviamente la costruzione di cui parlo è la nostra fede, la nostra vita spirituale. Matteo 7, ai versetti 24 e 25 dice: Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa su una roccia. È caduta la pioggia. Sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Pioggia, torrenti, venti, che sono queste cose? Malattie, lutti, perdite economiche, venti, pioggia, tempeste, investono la nostra vita. Ma chi ha costruito sulla roccia? La casa, dice, essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Alcuni di voi hanno lavorato o lavorano nei cantieri, no? Edili, quindi sono pratici di costruzioni e sanno quanto è importante costruire prima di tutto su un fondamento solido che possa sopportare le tempeste. Allora, la riflessione di questa mattina è questa. Fare un esame della nostra vita, un esame, e vedere se quello che stiamo costruendo nel Signore in base ad alcuni parametri, non in base a quello che pensiamo noi, perché
Perché in base a quello che pensiamo noi, la nostra percezione, vi ricordate? Vi faccio sempre l'esempio, quello che dice: ma io non sento niente. E invece si sente il cattivo odore sotto le ascelle. Ma se tu odori da te stesso, non lo senti, perché è il tuo odore. Quindi hai bisogno di farti esaminare da qualcuno esterno, che è la Bibbia, la parola di Dio, che ci esamina e ci guida nella giusta strada. Amen? Quindi vedere se stiamo costruendo senza qualità, quindi frequentando una chiesa, abbiamo cambiato religione, ma poi alla fine la nostra vita non è cambiata. Allora stiamo costruendo senza qualità. Abbiamo sbagliato e dobbiamo rettificare. Oppure ci stiamo impegnando e stiamo avendo dei risultati. E a questo punto vi faccio vedere il video dei tre porcellini. Ci sarebbe da fare tre o quattro sermoni solo su quello che abbiamo visto nei dettagli, l'inganno, il tentativo del lupo, che è il diavolo, di ingannarci. Ma parliamo un po' di sti porcellini, che ovviamente rappresentano i cristiani e il loro modo di vivere, di approcciarsi alla vita cristiana. Il primo porcellino è come un cristiano che non si preoccupa più di tanto di costruire la sua vita spirituale. Al primo porcellino non piace lavorare, è pigro, è un cristiano pigro. Ma per costruire la nostra vita spirituale, la Bibbia dice che ci vuole zelo, che ci vuole entusiasmo e che ci vuole impegno. Zelo, entusiasmo e impegno. Possiamo ripetere? Ci vuole zelo, entusiasmo e impegno. In altre parole, ci vuole un atteggiamento giusto, lo stiamo studiando giovedì dopo giovedì, rinnovare i pensieri. Pensieri positivi portano delle azioni positive. Quello che il primo porcellino praticamente diceva è come quelli che dicono: come stai? Beh, tiriamo avanti, mai peggio, signore. Questo è il primo porcellino. Praticamente molti cristiani frequentano la chiesa giusto quel tanto che serve per mettersi a posto la coscienza, anziché impegnarsi, diciamo, con una frequenza regolare nelle varie, diciamo, i vari impegni della chiesa per poter costruire spiritualmente. Questo è il primo porcellino. Perché se non mettiamo un impegno reale per costruire la nostra vita, prima o poi arriveranno quei venti, arriveranno quelle piogge, quelle tempeste, e la nostra vita sarà spazzata via. Torniamo al primo maialino. La mattina lui passeggiava, suonava il flauto, guardava quello che facevano i suoi fratelli, e questo ci porta a una seconda cattiva qualità del primo porcellino. È un tipo di cristiano che spende un poco, giusto un poco, per la vita spirituale, e tutto il resto del tempo impiegato per se stesso e per questo mondo, per le cose di questo mondo. Quindi semplicemente magari frequentare la domenica e poi tutto il resto è vita comune. Si può definire un cristiano tutto chiacchiere e poca sostanza. Amen? Seconda Tessalonicesi 3:11 dice così. Seconda Tessalonicesi 3:11. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Cose futili. Questo è il primo porcellino. Il secondo ha guardato la casa di paglia di suo fratello e ha detto: beh, io faccio qualcosa che è mille volte superiore, di gran lunga superiore secondo lui. E quindi ha costruito una casa di canne, di legno, che rispetto a quelle del fratello sicuramente era più sostanziosa. Ma ovviamente non raggiungeva lo standard giusto per non essere demolita. Un tipo di cristiano così è preoccupato più per l'apparenza,
cioè di stare a posto, che gli altri vedano da fuori che lui è impegnato in qualcosa, anche se poi realmente non è vero, diciamo, più all'apparenza che alla sostanza. Si consola magari al pensiero che sta meglio di un altro, nel senso che vira quello, figurati, cioè che ci sono altri peggio di lui. Quindi invece di guardare a chi sta meglio, di guardare a un esempio di vita, di guardare, diciamo, a Gesù per eccellenza, guarda ai cristiani che stanno peggio di lui e si consola. Paolo dice che la Bibbia praticamente è il perno principale della vita di un cristiano. È un tipo di cristiano come il secondo Porcellino, uno a cui non piace studiare la Bibbia. Gli dà quasi noia, fastidio leggere, ovviamente studiare la Bibbia. E Paolo, parlando dei fratelli di Berea, li elogia dicendo in Atti 17:11, parla dei cristiani di Berea dicendo: or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano proprio così. Vedete? Non cristiani che si fidano del sentito dire, o perché qualcosa è stata detta da un fratello che va da molti anni nella chiesa, ma scrutavano le scritture per vedere se le cose stavano veramente così. Ogni cristiano ha la responsabilità di leggere e studiare la Bibbia. Ripeto, ogni cristiano ha la responsabilità di leggere e studiare la Bibbia. Non è un optional. Un altro effetto negativo del secondo maialino, il secondo tipo di cristiano, è che trascura i doni che Dio gli ha dato. Trascura la missione che Dio gli ha affidato su questa terra. Pensa per se stesso e non pensa che non vive per se stesso. Pensate che tutta la creazione serve l'un l'altro. Il fiore produce il polline viene preso dall'ape, l'ape fa il miele serve l'uomo. È tutta una catena alimentare, ma diciamo, è tutto un servirsi l'un l'altro. Ma quando saremo lì è quello. Si ritornerà, vi ricordate i due cervelli che abbiamo studiato un po' di giovedì fa? C'è una parte di noi che ha a che fare solo con i nostri sensi e vive solo per noi stessi. Ma poi c'è un'altra parte di noi che è collegato con lo spirito, e quando quest'altra parte, cioè i sensi carnali, non ci saranno più, si apriranno gli occhi e diremo: ma come ho sprecato la mia vita? Mi sono impegnato a fare mille cose e alla fine tutto è andato sottoterra. È l'unica cosa che conta, forse troverai qualche briciola di qualcosa che hai investito per lassù. Giacomo 4,17 dice: chiunque quindi conosce bene quello che deve fare e non lo fa, commette peccato. Commette peccato. Sapete, questo porcellino o questo cristiano è il tipo di cristiano che conosce quello che deve fare, ma non lo fa. Cioè lo sa mentalmente, ha letto e sa più o meno qual è la volontà di Dio, ma nonostante tutto non è disciplinato a mettere in pratica. Chiunque dice Signore, Signore, ma non fa quello che gli dico. E quindi non si rende conto che ha una responsabilità, seguitemi, di cui si renderà conto davanti a Dio. Renderemo conto della nostra vita davanti a Dio. Gesù è morto per quelli di noi che si comportano un po' così, che è tutta conoscenza, tutto un cristianesimo mentale, ma ha fatto in modo che noi avessimo tutto dentro di noi per poter cambiare. Ed è tutto qui. Colossesi 2, versetti 6 e 7. Dice: come dunque
avete ricevuto Cristo? Quindi noi abbiamo accettato Gesù, sì o no? Amen. Allora, così come avete accettato Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Camminare in Lui. Mi misuro dicendo, mi hanno fatto una proposta di lavoro, ma posso farla? Ho trovato un ragazzo, ma è il mio ragazzo. Signore, cosa vuoi che io faccia? Ma molto spesso si fanno prima le cose e poi si chiede a Dio di aggiustarle. Ma ci sono cose che non si possono più riparare. Quando si rimane incinta per una relazione extra coniugale, oppure diciamo si hanno rapporti sessuali prematrimoniali, non è che si fa come il registratore, che tu metti indietro e si torna indietro e il bambino ritorna da dove è venuto. Ci sono delle conseguenze della nostra disubbidienza che non sono più riparabili. L'amore di Dio rimane lo stesso. Dio ti ama così come sei. Anche mentre pecchi, Dio ti ama, continua ad amarti. Ma il risultato del peccato, dice la Scrittura, il salario, la retribuzione del peccato è la morte, una morte spirituale. Come dunque avete ricevuto Gesù Cristo, il Signore, così camminate in Lui, guardate, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, così come vi è stato insegnato. Sapete, quelli che sono in questa condizione hanno bisogno di tornare all'inizio, quando avevano cominciato quel buon lavoro. Tutti noi abbiamo iniziato bene, conoscendo Gesù. Ma poi, strada facendo, ci si perde lo zelo, si perde l'entusiasmo e si perde anche l'impegno. E mentre prima addirittura si spostavano i turni per venire al culto, poi piano piano non lo si fa più e così via. A volte si chiedeva un'ora di permesso per partecipare a un evento in chiesa, si prendeva un giorno di ferie, si scambiava il turno con la collega, poi piano piano. Quando hai tempo ci vai, quando non hai tempo non ci vai più. Il terzo porcellino, e mi avvio alla conclusione, è un maialino sobrio, un maialino saggio, dice mia madre. Ha deciso di costruire la sua casa con blocchi di cemento, mattoni, su un solido fondamento. Non ha fatto subito come gli altri due, ha impiegato molto tempo. Vi ricordate nello studio del giovedì e ogni tanto ritorna? Ci vuole tempo per cambiare. Qua siamo abituati male e dobbiamo mettere impegno perché ci vuole tempo per cambiare le vecchie abitudini. Il lavoro è difficile e spesso è pure noioso. Se voi pensate, qualcuno vi offre un pranzo, una cena, cosa sentite qua? Sentite quel senso, ah che bello. Se poi qualcuno vi invita e dice domenica c'è il digiuno per tutta la chiesa, che sentite qua? Allora spesso è noioso e anche difficile. Lui ha usato due elementi, mattoni e malta. Mattoni e malta, la calce, calcestruzzo. A lui non gli importa se il lavoro è duro. Sapete perché? Perché lui ha lo sguardo fisso sul suo futuro, un futuro pieno di pace e di comfort. Allora, giovedì abbiamo parlato degli israeliti e Dio voleva che tenessero lo sguardo fisso alle promesse, a lui, e loro si distraevano perché mancava l'acqua, si distraevano perché mancava il cibo, si distraevano per un'altra cosa. Poi c'era il cibo, e che mi fa che sta manna qua, c'ho qualcosa di sostanze. Quindi ingratitudine e tutto il resto. Prima Pietro 1,13. Perciò, fratelli, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, guardate, non viviamo di pensieri
e di sentimentalismi, di emotività. Predisponiamo la mente all'azione. E dopo aver fatto questo, dice, state sobri, sobri anche sulla vostra vita, e abbiate, questa è la cosa bellissima che ci consola, piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Allora, facciamo, chiariamo una cosa. Non ho mai predicato tenendo in considerazione le persone che con un'autodisciplina riescono a impegnarsi. Prima non è la mia esperienza. Non sono mai stato un uomo costante, non sono mai stato un uomo disciplinato, non sono stato uno saggio che parlava poco, sono stato proprio l'opposto. E allora se Dio mi ha dato grazia di stare qui e per dimostrare a voi come dono, voi siete il mio dono, io sono il vostro dono, come dono di quello che Dio può fare nella vita di un uomo come me, che non aveva più speranza. Non so come dirvelo, spero che passi. L'unico impegno che dovete mettere è davanti a Dio cercare di ricevere da Lui. Infatti, il terzo porcellino ha scelto questi due materiali perché c'è un motivo. Mattoni e malta. Che cosa rappresentano nella vita spirituale i mattoni e la malta? I mattoni sono la parola di Dio. Questo è proprio un mattone. Mattone dopo mattone, versetto dopo versetto, parola dopo parola. Non possiamo rafforzare la nostra vita senza questo libro, senza la parola di Dio. Ma da sola non è sufficiente. Perché molti sono cervelloni della Bibbia e non conoscono l'amore di Dio. Non conoscono il Signore, sono diventati tutti studiosi e teologi, ma non conoscono chi l'ha scritto questa parola, conoscono solo la parola, ma non il Signore della Bibbia. E ci vuole, oltre ai mattoni, la malta, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è come malta nella vita spirituale, che serve per mettere insieme i mattoni, per incollarli, no? Il ministero dello Spirito Santo è quello di insegnare, di guidare, di incoraggiare, ma soprattutto la parola tradotta in italiano per paraclito significa colui che sta sotto braccio a te, che sta a fianco a te. Immaginate camminare sotto braccio con lo Spirito Santo. Questa è la parola originale greca tradotta in italiano. Colui che sta a fianco, ti sta a fianco, e non puoi fare a meno di lui, altrimenti diventi religioso. Giovanni capitolo 14 versetto 26. Quanto è importante lo Spirito Santo. E dice così: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi ricordate i due porcellini? Suonavano il flauto e il violino. E il terzo maialino non aveva tempo di suonare. Se voi avete ascoltato anche, non si sentiva molto bene, ma le parole che dicevano, no? Sono andati dal terzo fratello a dire: ma che fai? Lavori tutto il giorno, fermati un po', prenditi un po' di relax, vieni con noi a suonare. Ma il terzo porcellino ha rifiutato e ha continuato ostinatamente a costruire la sua casa. Non ha accettato gli inviti che lo avrebbero portato lontano dal suo compito. Nella vita ci sono tanti inviti che ci vengono rivolti dal mondo, gli inviti che vengono da dentro le nostre passioni, desideriamo delle cose, e da Satana. E in più c'è anche la persecuzione, lo scherno. Ma stai sempre a lavorare, mamma mia, eh? E così magari noi, se in un posto non vogliamo ascoltare una barzelletta sporca, è uscito Sant'Antonio, che poi la gente non sa niente, non sa neanche di che cosa sta parlando.
Don Donino, Don Michele. Sono i nomignoli che ci attribuiscono quando, appena fatto questa esperienza bella di Gesù nel cuore, noi andiamo di nuovo sul posto di lavoro, lì ci rechiamo e stranamente non ci troviamo più con i loro ragionamenti, non ci troviamo più con le loro idee, col loro linguaggio. Cominciamo a sentire qualcosa che ci dà fastidio. Che cos'è quel qualcosa che ci dà fastidio? Lo Spirito Santo dentro di noi. E se non ti dà più fastidio, ti devi interrogare che fine ha fatto lo Spirito Santo dentro di te, dove lo hai relegato. Siamo negli ultimi tempi e il lupo sta acquistando sempre più forza attraverso i mass media soprattutto, e anche perché il suo tempo sta per scadere. Avete visto quando ne architettava il lupo? Parole menzogne, si travestiva da pecora. Ci sono tanti messaggi in quel cartone animato. L'importante, il messaggio di oggi, è comprendere che non possiamo fare a meno di avere un tempo con Dio nella nostra cameretta, non possiamo fare a meno di partecipare a un gruppo in casa per condividere, diciamo, quello che stiamo vivendo con 4-5 fratelli e sorelle che conoscono i nostri pesi, il nostro linguaggio. Non possiamo fare a meno di studiare, quindi il giovedì sera partecipare a degli studi che ci aiutano a rinnovare la mente, e soprattutto se non foste venuti qui stamattina non avreste visto soprattutto il cartone animato dei tre porcellini. Mi capite, no? Il terzo porcellino cantava, o l'hanno tradotto in italiano in un nome, ma letteralmente lui diceva: io costruisco la mia casa di pietra, io costruisco la mia casa di mattoni, non ho la possibilità di cantare e ballare perché il gioco e il lavoro non si mescolano. Questa è la traduzione originale. Vedete, i cartoni animati adesso, dalla prossima volta che lo rivedrete, starete sicuramente attenti dopo questa mattinata e non lo vedrete più così. Ed ecco che siamo arrivati alla fine con Prima Corinzi 3. Qui voglio che apriate le vostre Bibbie, che lo leggiamo insieme. Prima Corinzi capitolo 3, versetto 10 in poi. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi bene a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre un altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, o legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. È più chiaro questo versetto dopo quello che ci siamo detti? La ricompensa è diversa per ognuno di noi secondo come abbiamo costruito. Se avete costruito con la paglia, quando viene il soffio ne avrete un danno. E quindi quando lasceremo questa terra, andremo nel regno di Dio, ve l'ho detto tante volte, non è che stiamo su una nuvola seduti, sdraiati. È un regno si governa, si vive tutti i giorni. Non avremo un corpo fatto come questo, con malattie, con acciacchi, è un corpo incorruttibile, dice la scrittura, quindi un corpo che non ha l'artrosi, non ha tutti questi problemi che sono qui giù. E soprattutto tutti quei pensieri cattivi e negativi saranno spariti, saremo nella presenza di Dio. Ma cosa faremo? Qual è il nostro posto? Dove vivremo, visto che ci saranno dei posti e dei luoghi dove vivere in questo regno? Tutto questo
lo avremo in base a come avremo costruito. Quindi se hai mangiato e bevuto pensando alla tua vita e sei andato a Pasqua e a Natale in chiesa o magari hai partecipato giusto al culto, sarà il minimo fra tutti lì sopra e anche come impegno. Ma se avrai donato la tua vita a Cristo e avrai costruito bene con malta e con mattoni la tua vita spirituale, tu sarai il primo di tutti. Allora vi lascio questo interrogativo: come sto costruendo la mia vita? E soprattutto, se adesso venisse una tempesta all'improvviso, la mia casa reggerebbe? Cioè, se di colpo mi viene a mancare un mio caro nella mia famiglia, quale sarebbe la mia reazione oggi? Se di colpo mi arrivasse una telefonata di licenziamento, quale sarebbe la mia reazione oggi? E potremmo andare avanti. Quindi, se oggi arrivasse una tempesta, la tua casa reggerebbe? Perché quando stiamo bene, sia chi prega sia chi non prega, sorridiamo e mangiamo tutti. Ma quando arriva la prova, allora si vedono i credenti. Amen? Allora Dio benedica questa vostra giornata e soprattutto l'incontro delle donne, e che vi portiate con voi questa riflessione, che vi porti a dire: Signore, aiutami, aiutami Signore, sono mancante in questo, in quell'altro, Signore, io desidero cambiare. Se questo è il vostro desiderio, offritelo al Signore. Amen. Dio vi benedica e buona domenica.